Bella a tutti ragazzi, sono Amir, come tornati su Gameplay Channel e su Project Hospital. Allora ragazzi, quest'oggi voglio tornare su un titolo a mio avviso veramente spettacolare che vi portai parecchi anni fa, di cui sono usciti anche tra l'altro un sacco di DLC che poi, se vorrete ovviamente continuare a vedere questa serie, sicuramente prenderò, installerò e ce li vedremo insieme. Peraltro sono uscite anche le mod, ne ho installate alcune, quindi il reparto di ginecologia ed ostetica. Ho messo dei collassi, diciamo, e delle malattie più realistiche. Ho messo anche le varie persone che entrano con attività lavorative, diciamo, un pochino più casuali e differenti. Insomma, ho messo un po' di mod carine che poi magari man mano vi farò vedere. Comunque, quest'oggi facciamo una nuova partita, facciamo la modalità sandbox. Nella campagna potete scegliere i tutorial o diciamo delle campagne, delle sfide già predefinite con degli ospedali già costruiti, ma mi interessa costruire il tutto da zero. Facciamo un lotto relativamente grande, i pazienti possono morire, sì, questo ovviamente lo teniamo flaggato, e facciamo inizia. Come detto ragazzi, per chi non dovesse conoscere questo titolo, è un gestionale, ma in realtà è anche un simulatore di vita ospedaliera, perché è veramente realistico da far paura, nel senso che nonostante la grafica sia molto cartunosa, il titolo è veramente molto serio e le malattie anche sono assolutamente reali, come tanto le terapie, la diagnosi, insomma è tutto veramente curato nei minimi dettagli, come man mano vedremo. Allora, qua abbiamo il nostro lotto di terreno completamente vuoto, quindi iniziamo dalle fondamenta. Allora io inizierei magari a fare una piccola struttura qua, diciamo vicino al parcheggio. Lo faccio vicino al parcheggio in modo che un domani dovessi collegarmi, diciamo, con le ambulanze, almeno se siamo già diciamo così operativi. A parte che poi l'ambulanza no, mi sa che andava dall'altro lato, quindi vabbè, facciamo così, magari mi metto direttamente qua. Se io lo faccio così, cosa viene fuori? Scusate, è solo giusto per capire, perché adesso non mi ricordo qua sulle fondamenta. No, dai, così è perfetto. Ok, ok. Allora, facciamo questa struttura. Noi abbiamo adesso 71.500, quindi inizieremo con, diciamo, uno stabile relativamente piccolo, quindi nel senso una piccola clinica. Facciamo le pareti, queste qua, che mi piacciono un sacco, con la riga blu nel mezzo, proprio quelle classiche da ospedale. Quindi chiudiamo, ovviamente, l'intero stabile. Perfetto, e gli mettiamo per il momento una bella porta doppia. Metterei qua, visto che c'è già un parcheggino, mettiamolo qua all'entrata, dai, sì, mettiamola qua, che direi ci sta assolutamente. Ok, mettiamo adesso la pavimentazione, quindi io metterei una pavimentazione, facciamo resina bianca normale, classico da ospedale, nel senso non voglio cose particolarmente colorate, insomma, all'interno dell'ospedale direi che non ha molto senso. Potrei anche fare quello con la riga per terra, effettivamente, che non sarebbe male, che mi fa la riga blu, che già l'avevo fatto nella prima stagione che vi portai ed era molto carino, con questa riga blu nel pavimento. Perfetto, che richiama un po' quella diciamo della parete. Ok, allora adesso devo iniziare a fare gli ambulatori medici. Allora facciamo una cosa, volendo, qua in questo simbolo abbiamo, a seconda dei vari reparti, delle stanze già preconfezionate, quindi abbiamo ad esempio un'accettazione fatta in questo modo, piuttosto che quella piccolina, che oddio, questa effettivamente mi potrebbe anche andare bene come accettazione. Magari la gente entra qua, potrei fare, sì, questa la posso anche lasciare così, che direi che va bene, la mettiamo qua appena si entra, così tac, direttamente qua, e va bene. L'unica menata è che mi toglie il pavimento, mannaggia la morte, quindi mi tocca rimetterlo. Vabbè, non è un gran problema, qua lo rimettiamo così e lo rimettiamo fino a qua. Ok, sì, così, vabbè, poi volendo possiamo anche comunque andare a ruotare la visuale, quindi avere una visione migliore. Perfetto, allora fatto questo ritorniamo sui muri, perché a questo punto qua gli lasciamo un piccolo corridoio e io inizierei a fare
ovviamente gli ambulatori, perché dobbiamo partire intanto con la sala d'attesa. Quindi qua abbiamo l'accettazione con già una piccola sala d'attesa, qua gli possiamo mettere magari una sala d'attesa un pochettino più grande, perfetto, e cliccando poi sulla stanza ci fa vedere in automatico che cosa ci va all'interno. Va bene, posso semplicemente mettergli magari un paio di monitor qua a lato, che così almeno vedono quando è il loro turno, diciamo. Ok, dammi questo muro qua che gli sostituiamo. A me sembra di averlo fatto. Ok, così è decisamente meglio. Sì, ho messo questa sedia al contrario, direi che non era proprio il caso. Perfetto, dai, quindi qua abbiamo l'ingresso con la nostra sala d'attesa. Allora, peraltro qua, volendo, potrei mettergli anche magari un dispenser dell'acqua, giusto per farli bere qualora vogliano bere qualcosa. Glielo metto qua nell'angoletto, così è caruccio. E vabbè, lo specchio direi che non gli serve un cacchio, non penso che si vogliano specchiare all'interno dell'ospedale. Perfetto, allora adesso gli ho fatto qua le tre stanze adibite ad ambulatorio medico, quindi andiamo a mettergli prima ovviamente i nostri muri, perché chiaramente insomma gli ambulatori li dobbiamo chiudere. Perfetto, li chiudiamo così. Adesso tolgo i muri, se no non vediamo una cefola di nulla. Tac e tac. Quindi ragazzi, sia a livello di costruzione che, come poi detto, a livello di simulazione, a mio avviso è veramente veramente tanta roba sto gioco, ma veramente tanta roba. Allora gli teniamo queste porte blu sempre con la striscetta in mezzo, che mi va a richiamare un po' il discorso dell'ospedale. Adesso vediamo di andargli a mettere tutte le cose che servono. Quindi cliccando sull'ambulatorio vediamo che serve ovviamente un lettino, che andrei a mettere qua. Glielo metto già in tutti e tre, così almeno siamo a posto. Poi ci serve una scrivania da ufficio, ovviamente, per andare poi a scrivere tutte le varie ricette, e glielo mettiamo qua. Ti è perfetto. Poi ci serve ovviamente un PC su ogni singola scrivania, che gli mettiamo qua. Gli andiamo a mettere lo sgabello, tac, classico sgabello da doc, perfetto. Andiamo a mettere magari qua un tavolo d'attrezzatura, possiamo anche metterglielo così, perfettissimo. Qua gli mettiamo magari un tabellone, quello per fare l'esame della vista. Qua abbiamo la stampante professional, ok, non gli ho messo il tabellone con gli altri, ma glielo andiamo a mettere perché servono ovviamente anche in questi. E anche in questi mi serve il tavolo per le attrezzature, che mettiamo sempre qua. Ok, poi lavandino, quindi io gli metterei magari il lavandino qua, anzi mettiamoglielo qua vicino al tavolo per le attrezzature, perfettissimo così. Poi cosa ci serve? Una lampada, però gli metterei quella, dammi questa qua soffitto, ok, così almeno risparmiamo un po' di spazio. Andando a mettere ad esempio, siccome la lampada interessa il lettino, vedete che la freccina blu ci fa vedere che se noi la mettiamo qua in automatico si aggancia e andrà per l'appunto a fornire luce al lettino, dove giustamente serve luce al nostro doc. Quindi qua gli mettiamo il cestino della monnezza, perfetto. Poi mi serve un armadio ospedaliero, che possiamo anche mettere qui, tac, 1, 2 e 3, e gli mettiamo sopra magari lo strumento, quello per fare la misurazione dell'udito dovrebbe essere, però poi mi serve, ecco, anche questo, e questi glieli mettiamo su quell'altro tavolino. Perfetto, ok, vediamo che abbiamo tutto, mi manca solo la lavagna bianca, che possiamo mettere di qua, sì, perfetto, ci sta a pennello proprio. Ok, e adesso i nostri ambulatori sono a posto. Che cosa ci manca per il nostro reparto di emergenza e accettazione? Abbiamo la sala d'attesa, abbiamo tre ambulatori, abbiamo l'accettazione, ci manca un ripostiglio delle pulizie, che però come vedete ci mette 0 con il numerino in verde, mentre i servizi igienici sono 0 con il numero rosso. Cosa cambia? Cambia che quello con il numero verde è una stanza facoltativa, quindi se volete la fate, se volete no. Mentre invece quelle col numerino in rosso è una stanza, diciamo, obbligatoria. Quindi io farei
qua di fianco agli ambulatori, anzi no, la mettiamo invece di qua, posso fare magari di qua il bagno e la stanza quella per pulire, perché comunque l'andrei assolutamente a fare, quindi qua posso fare un bel bagno abbastanza grande, perfetto, quindi andiamo a mettere ovviamente tutti i nostri muri, perfetto, qua abbiamo tutto, magari gli mettiamo anche un cestino dei rifiuti, sì, mettiamoglielo qua sotto, va benissimo e basta, direi che secondo me va più che bene, oddio, volendo sì, potrei anche mettergli gli specchi, mettiamoglieli, dai, mettiamoglieli, non badiamo a spese, via, ok, boh, perfetto così, ok, allora adesso abbiamo fatto quindi il nostro bagno, per cui mi manca solo la sala comune, che a sto punto farei qua di fianco, gliela faccio un po' più grande. La sala comune è ovviamente dove i nostri medici vanno a riposarsi, così almeno sono a posto. Perfetto, gli manca solo una libreria da parete che possiamo tranquillamente mettere qua. Benissimo, così anche la nostra sala comune è fatta, almeno anche qua i nostri medici si possono rilassare. Ottimo, allora al nostro reparto direi che manca solo un ripostiglio delle pulizie, che comunque farei. Non lo facciamo grandissimo, lo facciamo magari così qua vicino al bagno. Abbiamo tutto ciò che ci serve, dobbiamo prendere ovviamente il personale. Adesso qua a ogni scaffale corrispondono due persone, perché abbiamo un turno diurno e uno notturno ovviamente. Come pulitore io ne prenderei solo uno, vabbè, questa è veramente una pippa mostruosa, prenderei questa, dai, Jennifer King 63-74, direi che va più che bene. Poi prendiamo due infermiere per l'accettazione, dunque vediamo un attimino, secondo me sta Martina potrebbe essere accettazione 13, questa è 5-12, 5-14, 11... Ma prendiamo questa, mi sembra quella migliore, dai, ne prendiamo due. Sì, prendiamone due, dai. Prendiamone due, prendiamo questa qua, Beatrice Marino, assolutamente sì. E adesso ovviamente ci servono i doc. Allora, questo Federico Bianco direi di sì, perché ha medicina generale 60. Beh, diagnostica solo 58. Non è tantissimo, ha un po' più di medicina generale, però io quasi quasi prenderei questa Camilla Galli, sì, ok, adesso l'ospedale è già in grado ovviamente di entrare in funzione, però io prenderei qualche doc in più, quindi possiamo prendere questo qua, questo Federico Bianco, dai, che comunque non è assolutamente male, e vediamo di prendere... E questi hanno zero addirittura. Queste sono delle pippe mostruose. Ma sono stagisti, sono... Ah, stagista, infatti. Strutturato, ricercatore. Eh no, vabbè, prendiamo il ricercatore a sto punto. A sto punto prendiamo il ricercatore. Ok, ragazzi, siamo in grado di iniziare e aprire ufficialmente il nostro ospedale, che per adesso è più che altro una clinica. Qua abbiamo le assicurazioni che fondamentalmente ci pagano, ci danno degli obiettivi tipo cura 10 pazienti al giorno, e ci danno fondamentalmente delle sovvenzioni. Questo perché ovviamente costruire tutto è veramente costoso, soprattutto sui macchinari un po' più avanzati come quello dell'attack eccetera, costa veramente un fracco di soldi, e quindi abbiamo bisogno delle sovvenzioni per riuscire ovviamente a guadagnare abbastanza da poter affrontare tutte le spese del nostro ospedale, insomma, per forza di cose. Quindi una sovvenzione da qualche parte ci serve, possiamo anche volendo chiedere prestiti, però per il momento vediamo di cavarcela come siamo. Qua vedete che è arrivata una prima paziente, Camilla Romano, non si sapeva cosa aveva, adesso ha parlato all'accettazione, quindi ha parlato di febbre come sintomo attuale, più altri 6 sintomi nascosti che verranno fuori nel momento in cui la paziente inizierà a parlare col dottore, e quindi inizierà a capirsi un attimino di più il quadro clinico. Per il momento le diagnosi possibili sono veramente tante, come vedete, potrebbe avere dall'embolia polmonare alla pericardite, alla trombosi, cioè all'ipertensione polmonare, addirittura la varicella l'1%, quindi insomma potrebbe avere veramente un sacco di cose, perché vabbè, giustamente la febbre può essere dovuta a mille fattori differenti. Qua ci sono tutti gli esami possibili che possiamo fare attualmente, anche in base alla nostra attrezzatura, tipo il monitoraggio cardiaco non lo possiamo fare perché non abbiamo l'attrezzatura, l'ecofast neanche,
Questi qua invece sì, quindi possiamo fare misurazione della temperatura, ovviamente, glielo mettiamo. Loro le fanno in automatico queste cose, però volendo possiamo aggiungere noi determinati esami per dare una sicurezza in più. Ok, ragazzi, allora intanto abbiamo completato appunto l'obiettivo di una prima assicurazione, quindi era quello, vabbè, facilissimo ovviamente, dovevamo trattare un singolo paziente e l'abbiamo fatto, per cui ci hanno dato 20.000 di sovvenzione. Perfetto, infatti lei se n'è andata contenta, perché è stata curata, alla fine aveva una sinusite, cioè avete visto tutte le diagnosi possibili, quella reale, il nostro doc fantastico Federico Bianco è riuscito appunto a trovare la diagnosi corretta, ovvero la sinusite. Le ha dato come terapia uno spray nasale salino, dei mucolitici e degli analgesici, quindi anche qua possiamo tranquillamente vedere la cura. Tra l'altro c'è anche la modalità dottore, che anche questa fa parte di un DLC, scusatemi, gratuito, che vi dà la possibilità appunto di controllare direttamente i dottori e di conseguenza i pazienti di quel singolo dottore che voi controllate saranno controllati a loro volta da voi, cioè deciderete voi quali terapie fare, quali esami fare per scoprire la diagnosi, eccetera, eccetera. Quindi anche questa modalità dottore è veramente, veramente una figata assurda, perché appunto vi dà la possibilità di immergervi ancora di più nella simulazione ospedaliera, quindi nel fatto di prendere decisioni come un dottore. Questa alla fine si è scoperto che ha una sindrome da fatica cronica, quindi vabbè, le ha dato degli antidepressivi e delle raccomandazioni verbali, quindi in cui il medico, diciamo, fornisce le raccomandazioni per portare avanti, insomma, la terapia con successo, quindi ottimo. Abbiamo altri pazienti che stanno intanto arrivando. In realtà la radiologia già la posso fare, perché mi chiede solo una sala raggi X e una sala d'attesa come stanze, diciamo, non mi viene il termine, come stanze obbligatorie, ecco, ce la posso fare, scusate ragazzi, ma oggi è venerdì, quindi stanze obbligatorie, sala d'attesa, sala raggi X, per cui io direi quasi quasi di farla, visto che abbiamo preso la sovvenzione. E oddio, abbiamo 61.000, non è che abbondiamo, perché i macchinari costano uno sboato, però vabbè, ci proviamo. Allora facciamo così, qua magari qua facciamo la sala d'attesa prima, ok, quindi la facciamo, me l'hai presa, sì? Ok, facciamo qua una sala d'attesa molto piccolina, tanto non serve grande. Comunque, allora, qua serve il sistema di radiografia che ci costa, non riesco a vedere quanto ci costa, ma penso molto. Penso veramente, veramente tanto, quindi vediamo un attimo quanto cacchio che costa sto coso. Non me lo fa vedere, ma vabbè, adesso lo vediamo. Adesso lo scopriamo quando lo posiziono. Allora abbiamo 59.000. Ah no, beh, alla fine 9.000, sì, 9.500 quasi. Pensavo di più, pensavo decisamente di più. Meglio così. Meglio così, ragazzi, meglio così. Allora, qua mettiamo questo, ok. Qua mettiamo il suo pannello di controllo. No. L'ho messo troppo attaccato, lo mettiamo qua. Poi qua direi che possiamo mettere tranquillamente la scrivania d'ufficio con il suo PC. Mettiamo il suo Sgabelins e mettiamo ovviamente diciamo lo schermo per andare per l'appunto a vedere poi effettivamente le lastre. Ok, allora fatto questo, dovremmo aver messo in linea di massima tutto quello che quantomeno gli è indispensabile. Ci manca ovviamente la porta e quello di radiologia, quindi mettiamo assolutamente la porta con diciamo così la scritta Attenzione, perché qua c'è insomma raggi X, quindi bisogna fare attenzione. Allora vediamo un attimino chi è più in gamba. Questo a 39 come radiologia, quindi io prenderei questo che è 39 sinceramente, o questa Nicole Villa. Prendiamo questa che forse, no, però biochimica, questa 51, allora prendiamo lui, scusatemi. Prendiamo lui assolutamente. E abbiamo preso un'altra ricompensa di 30.000 dollarozzi. Ed eccolo qua che lui si mette bello tranquillo e tranzolo. Così se mi arriva qualcuno con qualche patologia che potrebbe essere ricondotta per l'appunto a un osso rotto, possiamo fargli tranquillamente la lastra. Questa vabbè è una dermatite, quindi direi che i raggi X non servono, per cui lei se n'è andata via contenta, l'abbiamo curata, perfetto. Vediamo di curare questa qua, vediamo se riesce a capire che cosa sta tizia, e siamo a mezzogiorno.
di questa giornata in ospedale. Adesso vediamo questi qua che cosa hanno. Questo non si sa ancora, questo neanche, quindi bisogna aspettare. Allora, questa vediamo se parla, cosa c'ha. Cancro al seno, aia, tristezza postpartum, possono essere tante le diagnosi, anche qua possono essere veramente veramente tante. Vediamo lui. Tunnel carpale, in questo caso un esame, secondo me, radiologico ci potrebbe star bene, se lo fanno. Radiografia, sì, gliela facciamo fare, così almeno vediamo, eccolo qua, vediamo il nostro reparto in azione, così guardate che figata anche la radiologia. Vedete che lui si sdraia sul lettino, arriva il nostro doc, pronto per fargli la radiografia, va al pannello di controllo, gli toglie ovviamente i vestiti. Guardate che figata, guardate che caspita di figata anche il macchinario della lastra per fare la radiografia, come quanto è realistico e dettagliato. Poi una volta fatta la lastra, ovviamente lui va al computer, gli farà rimettere la maglietta, perché ormai la lastra, diciamo, è stata fatta. Poi, a seconda anche della zona, lo fa mettere qua o in questa posizione e va a guardare per l'appunto lo stato della mano e del gomito del nostro paziente. Veramente una figata sto gioco, ragazzi, qualcosa di spettacolare. Questa Gaia Santoro alla fine ancora non si capisce che cosa potrebbe essere. Io gli faccio fare anche l'ascoltazione del torace e la percussione, così vediamo se magari... se magari si riesce a capire meglio. Abbiamo già poi altri due pazienti pronti a essere curati. Come detto, se non abilitate comunque la modalità dottore, c'è anche il pranzo dipendenti, ok, l'ospedale, diciamo, va avanti da solo, nel senso che vedete che vanno a mangiare, nel senso che i dottori ovviamente provvedono a curare, a fare le diagnosi eccetera, qualora ci sia un problema, perché magari loro non riescono a trovare una diagnosi e quindi c'è bisogno del vostro intervento per prescrivere, che ne so, esami aggiuntivi o specializzati, venite comunque avvisati da un pop-up con la faccia e il volto del paziente e con la scritta diagnosi difficile o diagnosi non trovata, qualcosa del genere, e quindi voi potete tranquillamente andare a prendere il controllo del dottore, quindi capire eventualmente che esami fare. Questo aiuta, perché se magari state costruendo l'edificio, insomma state organizzando tutto, giustamente quando soprattutto l'ospedale diventa grosso non riuscite a stare dietro a tutti i dottori e a tutti i pazienti. Di conseguenza potete stare tranquilli che comunque, vedete che l'ha messo anche in questa posizione per fargli la lastra dall'altra parte, che comunque l'ospedale va avanti senza problemi. Se c'è qualche problema, comunque venite avvisati con un pop-up tipo questo e anche qua sotto in basso a destra. Abbiamo completato anche l'obiettivo dei 10 al giorno, quindi ci ha dato altri 30.000, per cui abbiamo 109.000. Sembrano tanti, ragazzi, ma vi assicuro che sono veramente pochi, perché ripeto, l'ospedale ha delle spese veramente veramente grosse. La figata è che quando andiamo poi a fare le fondamenta, volendo ci possiamo anche alzare di un piano, non solo, ma possiamo, se vogliamo fare un piano identico all'altro, copiare il pavimento e copiare anche i muri, quindi praticamente lui ci andrà a costruire, diciamo, un piano identico a questo ma al di sopra di questo. Quindi noi potremmo avere, ovviamente poi salendo con le freccette, adesso qua c'è il tetto perché ho un singolo piano, vedremo in questo caso il piano superiore e così via, perché lo potete alzare di parecchi piani l'ospedale, adesso non mi ricordo quanti, ma comunque lo potete alzare di veramente parecchi piani. Quindi se non vi basta più lo spazio qua, potete fare anche strutture diciamo più complesse. Va bene, ragazzi, allora facciamo una cosa, però io direi che per il momento mi fermo qui con questo video dedicato appunto a Project Hospital, un titolo che secondo me merita tantissimo. Se vi piacciono i gestionali e i simulatori, perché come avete visto il realismo estremo, e vi assicuro che non abbiamo ancora visto niente, perché poi c'è il reparto di terapia intensiva, quelli che arrivano i malati gravi, quelli che vi collassano diciamo in sala d'aspetto e quindi dove
dovete attivare subito l'emergenza. Cioè ci sono veramente veramente una quantità di situazioni esagerate, e in più appunto le mod ne vanno ad aggiungere delle altre, quindi veramente ci sarà da divertirsi. Per cui ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere, lasciate un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina delle notifiche. Per chi vuole dare un contributo concreto al canale, come sempre ricordo che lo può fare attraverso gli abbonamenti di YouTube o il tastino grazie al di sotto di ogni mio video. Detto questo, giovinotti, io vi ringrazio, vi saluto e ci becchiamo nei prossimi gameplay. Ciao belli!